Salve carissimi amici YouTube e bentornati nella soffitta di camera mia. Vi avevo lasciato con il dubbio un po' di tempo fa su Detective Comics e su come sarebbe stata la gestione immediatamente successiva. Quindi un bel malloppone di roba, cominciamo con Batman 14 e la gestione di John Lyman su Detective Comics. Parallelamente alle storie contenute all'interno di questi spillati, su Batman il Cavaliere Oscuro, dal numero 3 al numero 16 sono contenute le backup, le storie brevi che in un qualche modo esplorano un attimino le trame che Lyman sta intessendo all'interno di Detective Comics e che in un qualche modo ne costituiscono un approfondimento. Ecco, non tutte sono fondamentali, anche se alcune ne risultano piuttosto. In realtà c'è proprio una sottotrama che comincia sulla miniserie e si conclude in un numero interamente dedicato a lui, il che offre effettivamente poca comprensione. Però non è una storia, diciamo, illeggibile. Quindi poco male, ma non così tanto. A coadiuvare i testi di John Lyman ci pensa Jason Fabok, che ti fa delle matite del genere. Ed è spettacolare praticamente in tutte le sue pagine. Ora, ultima premessa fondamentale: Detective Comics è la testata principale, era la testata cardine di DC Comics, iniziata nel 1939 e ha raggiunto e nel numero 27 della serie originale comparse per la prima volta, comparì per la prima volta Batman. Questi qui sono dati fondamentali in quanto verranno pubblicati all'interno della gestione di Lyman due speciali, lo speciale 19, che è il 900° numero complessivo della testata, se non ci fosse stato il reboot in mezzo, e Detective Comics 27, che ritorna per il 75° anno di Batman. Coincidenza, non coincidenza, è una cosa tutto sommato felice in casa DC, che festeggia allegramente questa ricorrenza. La trama principale imbastita da John Lyman è contenuta all'interno del primo arco narrativo, quindi dal numero 13-14 in avanti, intitolata Il Pinguino Imperatore. Abbiamo qui Ignatius Ogilvy, uno dei sottoposti del pinguino, il suo vice sotto certi punti di vista, il quale comincia a intessere una sua trama, una sua rete di alleanze, di amicizie e di rivalità con certi personaggi per poter ottenere ad un certo punto il controllo della malavita di Gotham, spodestando nei fatti il pinguino e diventando il Pinguino Imperatore. Un arco narrativo piuttosto lungo, piuttosto corposo, suddivisi in tanti brevi momenti che ne costituiscono nei fatti l'evoluzione narrativa più logica possibile. Intendiamoci, se all'inizio vediamo Ignatius molto fedele al pinguino, lo vediamo macchinare con lui per spodestare Bruce Wayne, poi lo vediamo andare contro il pinguino perché cercare un'alleanza con Poison Ivy. E nel frattempo vediamo Clayface che dà del filo da torcere a Batman, quindi tante piccole trame che culminano in qualche modo con le vicende di morte della famiglia, dove il Joker, qui non presente, ha portato via il pinguino, ha allontanato il pinguino, favorendo indirettamente l'ascesa di Ogilvy, il quale non si fa sc alcun tipo di scrupolo. Vi dicevo che le backup non sono fondamentali. Nelle backup contenute durante l'arco narrativo del Pinguino Imperatore abbiamo in un qualche modo la sua genesi e come Pinguino Imperatore e come persona, quali sono le sue origini, come si è evoluto il personaggio e abbiamo in controluce anche altre piccole storielline quali le vicende di Poison Ivy che risultano molto molto gradevoli. E arriviamo al primo speciale intitolato Il Novecento, What is the Nineties? Non so se si dica così, ma va benissimo. Copertina What the fuck? Con questo risultato qua è sempre Jason Fabok alla copertina. Numero che ci introduce
il quartiere 900 di Gotham, ci introduce Mambat, Kirk Langstrom, sua moglie e tutta una serie di sottotrame che verranno ampliate decisamente tanto negli Spillati del Cavaliere Oscuro, con una backup proprio loro, e che troverà la loro storia troverà il culmine nel numero 25 americano, che vedrà scontrarsi Batman e Kirk Langstrom contro Francine, la moglie di Kirk Langstrom, per tutta una serie di motivi che nella backup sono spiegati molto bene e che vi consiglierei di recuperare, o comunque sia di recuperare i Library Limited con queste storie. Andando avanti, comunque, Ignazio Sogilvi, man mano che procede la sua scalata al potere, e anche qui prima avevo accennato ai tie-in di Morte della Famiglia con appunto il Joker, anche lì John Lyman è abbastanza intelligente da sfruttare l'evento, nel senso che sta succedendo qualcosa, il Joker è coinvolto, ma per continuare a raccontare la sua storia. Quindi sfrutta la cosa a proprio vantaggio in un mini arco narrativo che è credibile e che risulta comprensibile anche ai lettori che entrano a contatto della storia solo tramite il tie-in. Quindi veramente John Lyman ha fatto un lavoro a mio parere spettacolare, difficile anche perché si doveva confrontare con quel mostro sacro, tra virgolette, di Snyder ai testi di Batman, ma comunque sia molto molto valido, terminando però in maniera a mio parere non egregia. Tra questo arco narrativo e quello immediatamente successivo c'è un fillerino che vede coprotagonista Harper Row in una testata diversa da Batman, in una visione lievemente diversa ma che comunque ci sta, e che ci vuole introdurre una trama che secondo me John Lyman aveva in mente di portare avanti ma che gli è stata bloccata, riguardante la Lega degli Assassini e Ra's al Ghul. Quindi un pochettino l'amaro in bocca per questo c'è. Ma da qui in poi comincia la sua discesa. Se il Pinguino Imperatore è un arco narrativo che a me è piaciuto tantissimo, l'arco narrativo immediatamente successivo, che comincia nel numero 24, ci vado a vedere, nel numero 24 di Batman, intitolato, senza titolo in realtà, dedicato al personaggio di Wrath. Questo personaggio qui, che è l'anti-Batman, ma è l'anti-Batman in tutto e per tutto. Ha delle origini simili, ha delle motivazioni simili, ma opposte, ma così talmente tanto opposte da essere estremamente simili. È ricco, sfondato, ha successo, ha un sacco di gadget, ha un alleato morto che si chiama Disprezzo, quindi un pochettino pesante, soprattutto per chi ha appena letto certe cose in Batman, e che un pochettino me, un pochettino troppo tamarro. Ecco, la saga del Pinguino Imperatore era tamarra, ma era tamarra entro certi limiti, tutto sommato apprezzabili. Qui si va su un tamarro che non mi è piaciuto per niente. Altro tie-in, altro buco notevole, è il fillerino dedicato a Jim Gordon nell'anno zero. Anche qui John Lyman riesce a fare una detective story all'interno della polizia, una polizia estremamente corrotta, perché siamo nell'anno zero dove la polizia è stracorrotta per motivi legati a, per l'appunto, agli eventi di anno zero, e quindi risulta un po' risulta godibile comunque, ma più comprensibile all'interno del macro contesto. Oltretutto, la cosa che mi ha fatto un pochettino più irritare, che non mi è piaciuta per niente, è il fatto che nel numero 24 a un certo punto viene detto: nel numero prima viene detto: ti ricordi che nell'anno zero la polizia era ultra corrotta? E nel numero dopo si vede la polizia corrotta nell'anno zero. Questo flashback così richiamato è stato veramente. Non mi è gradito. Nel numero 29 italiano, come dicevo, c'è la fine delle storie di Kirk Langstrom e di Mambat, e negli ultimi tre numeri della testata c'è lo speciale 27, che comincia qui, e dato che in America è uscito uno speciale di 92 pagine, continua qua. Sia in questo speciale che nell'altro ci sono delle storie dedicate al personaggio di Batman. Se nel Novecento sono proprio legate al momento storico, quindi vediamo la polizia e i cattivi di Gotham operare durante la crisi dei Mambat, qui abbiamo tantissimi autori, elencarli tutti: c'è Snyder, c'è Tynion 4, c'è Lyman, c'è Meltzer, c'è Hurwitz, c'è Barr, e
e tantissimi disegnatori che fanno il loro lavoro per omaggiare questo Batman, l'arco narrativo principale contenuto in 30, 31 e 32 riguarda Ghostopia, disegnato il primo numero da Fabo, che gli altri no, da Aaron Lopresti. Abbiamo una utopia di Gotham, dove per l'appunto Batman è disegnato con colori più chiari. Questa qui dietro non è Catwoman, ma è Catbird, dove regna la felicità, la gioia, perché Gotham è una città bella e felice. In realtà mi sarebbe piaciuto un arco narrativo dove si esplorasse questo lato qui. Probabilmente non ci sarebbe stato poi chissà che gran storia, ma un arco narrativo di 2-3 capitoli, cosa che è, ci poteva stare. In realtà scopriamo ben presto che si tratta di un qualcosa provocato dal nemico di turno, che in realtà la città di Gotham esiste ed è sempre quella, ma che agli occhi di tutti appare diversa per determinati motivi. Notevole, a mio parere, una storia disegnata da Neil Adams, che ripercorre proprio tutta la vita editoriale di Batman. Abbiamo queste tavole, come si evolve proprio la struttura delle tavole di Batman, molto metanarrativa sotto questo punto di vista. Abbiamo il caso del sindacato del crimine, cioè la primissima storia di Batman rivista. Abbiamo il sacrificio disegnato da Gilliam March, una bellissima storia sul perché Batman deve esistere. Insomma, lo speciale 27 era un bello speciale, la storia principale un po' meh. E in conclusione, perché il video sta durando tanto, la gestione di John Lyman a me è piaciuta, soprattutto all'inizio, soprattutto per il potenziale di certe trame che erano state che sono appena accennate e non vengono purtroppo più riprese. Non so perché si è pensato che John Lyman non fosse all'altezza delle aspettative, tant'è che è stato tolto proprio di me, cioè a un certo punto è stato cambiato l'autore. È vero che da Wrath in avanti la qualità delle sue storie e la tamarraggine che ci propinava, perché l'arco narrativo di Wrath è abbastanza tamarro, e la non proprio originalità delle trame, cioè abbiamo l'antagonista di Wrath, abbiamo il Pinguino Imperatore che hanno origini troppo simili per essere due personaggi distinti, però non stava andando così, non stava scrivendo brutte storie o storie difficili da leggere. Stava facendo, a mio parere, un ottimo lavoro, tant'è che considero la seconda annata di Batman un'annata veramente spettacolare, tra Morte della Famiglia, Il Pinguino Imperatore e in Italia Grayson con i tie-in fino ai tie-in di Morte della Famiglia e tie-in di Requiem. Una vera chicca, una vera sciccheria. Insomma, un arco narrativo che se potete recuperate perché merita. Il video sta durando anche fin troppo, quindi ci vediamo alla prossima video opinione del canale.